generale, se avesse voluto favorire lo Zaniboni nell'esecuzione del suo piano, se anzitutto ne avesse avuto conoscenza, non avrebbe rivolto non una, ma 100 domande al Quaglia sui particolari della preparazione dell'attentato. Invece dell'attentato non si parlò minimamente fra il Capello e il Quaglia, il quale ammette ciò, ma soggiunge: però guardandolo capì che lo sapeva. Si arresta dicendo: io vedo che tu lo sai e quindi questo basta. Certo, quando è organizzato apposta, basta e avanza. Ecco, quindi cerchiamo di capire un attimo, perché io dico sempre questo: ognuno di noi se va a vedere ha un parente, un deceduto, un caduto nella Grande Guerra. Oltre al tributo di sangue, quando c'è un fatto grave e non c'è più la persona, però gli eredi dicono: ma la verità. Anche noi come nazione possiamo ripetere: ma la verità, cioè, ci spetta la verità, al tributo di sangue spetta la verità, non spetta la menzogna. Anche perché due cose: uno, come dicevo prima, con presupposti sbagliati, ovviamente se avranno conseguenze sbagliate, ahimè, non mi dilungo sul presente, ma anche perché il cercare di cancellare le tracce della memoria, perché adesso si cancella Cadorna, no, perché si esorcizza Cadorna, ma io dico una cosa. Nelle strade la toponomastica è ampia, i quartieri si espandono, ormai le città sono diventate smisurate, c'è posto per tutti. Io anzi, io sono assolutamente vado controvento, cioè ci deve essere posto anche per Capello, oltre che per Cadorna, non cancellare Cadorna. Va benissimo Gino Strada, ma ci sarà una strada anche per... scusate, il gioco, ma non è che si vuole dire questo posto di quello, ma perché devi cancellare Cadorna? Senza averlo studiato, senza averlo assimilato la lezione, sicuramente tutti hanno difetti, non penso che il generale, il capo di Stato, ne fosse immune, ma la verità spetta a tutti, innanzitutto agli italiani. Io penso questo: la coscienza, l'identità, per sgombrare il campo di eventuali illazioni, non significa la nostra nazione è meglio di altri. Io faccio il discorso quando parlo con i ragazzini. Ti ha mai dato fastidio un ragazzo sicuro di sé, contento di sé, con la famiglia tranquilla? Non mai. Chi ti dà fastidio? Quello sempre che ha il problema, eccetera. Chi attacca, che aggredisce l'altro perché non è sicuro delle proprie identità. Io credo che un'identità consapevole, storica, di cultura, di civiltà, anche militare, ecco, sia il primo passo per avere quelle radici che permettono una crescita migliore e un'interazione fra culture diverse, eccetera, e non una prevaricazione. È proprio il contrario. La menzogna sta con la prevaricazione, invece l'identità e la coscienza stanno con la pace. Quindi è un percorso in questa prospettiva. Io voglio chiudere, leggo anch'io e non bene, perché No, in no, realtà no, dice: no. si sente parlato con la persona, si sente che è romagnolo. Dico: beh, almeno la Non voce si sì. No, sente. no, 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 no. Non si sente. Non si sente, comunque Baracca Romagnolo, penso che ogni tanto parlavo in dialetto, ecco, mi consolo che là tutti parlavano in dialetto, anche la vigilia di Caporetto, se le dicono in tutti i colori, in In dialetto. dialetto. E inizio con Capello e finisco con Baracca, anche per interesse al luogo. Cordialmente finisce una lettera a Capello Avanzo, con continua amarezza nel cuore, ma con sempre più sicura fede nei destini d'Italia. Malgrado tutto, io penso che se avesse scritto oggi, e io posso dire un augurio ad Maiora, chiudendo il cerchio. Grazie a tutti.